Maximizzato. Direi che titolo migliore per questa puntata non ci poteva essere. Motivo 1. Max Verstappen. Ovviamente l'olandese su una pista come Suzuka, dove la sua Red Bull si esalta a pieno, non poteva non portarsi a casa una vittoria con un distacco che torna a essere quello 15-20 secondi rispetto agli avversari. Ma d'altro canto abbiamo anche la Ferrari che porta a casa il miglior risultato possibile. Terzo e quarto posto, entrambe le rosse alle spalle della Red Bull. E dopo una qualifica non eccelsa, questo risultato non era per niente scontato. Una Ferrari che infatti continua a dare segnali positivi, strategie azzeccate su entrambe le vetture. No, ma davvero, sul serio? Io non ci potevo credere quando l'ho visto. Un attacco a due punte su Norris, entrambe andate a segno, incredibile. E un distacco dalla Red Bull su di una pista nemica che possiamo definire abbastanza accettabile? Ovviamente, ribadiamolo ancora una volta, la Ferrari deve puntare a vincere tutte le gare per la sua storia, per il suo blasone, lo abbiamo detto tante volte. Però bisogna considerare sempre da dove si parte. 45 secondi presi sulla stessa pista pochi mesi fa, un distacco contenuto intorno ai 20 secondi nella gara di ieri. In questa ottica qui, questo va considerato un segnale positivo. Quindi la Ferrari deve assolutamente continuare su questo trend di recupero sulla Red Bull. E chissà se quando vedremo i primi aggiornamenti la situazione cambierà in peggio o in meglio. Spoiler, in peggio. Ma addentriamoci nel vivo di post Grand Prix. Let's go! Ciao Yuri, un saluto a tutti gli amici dell'iPhone Dimenticata. Recap di quello che è successo nel Gran Premio del Giappone. Per la prima volta la gara a Suzuka si è tenuta nel mese di aprile ed è stato un Gran Premio ricco di strategia, con tantissimi piani e programmi diversi eseguiti dai piloti. Alla fin fine però Max Verstappen è riuscito a fare la voce grossa, è tornato a fare la voce grossa imponendosi e conquistando la terza vittoria consecutiva a Suzuka nel circuito della prefettura di Mie. Perez ha completato la doppietta Red Bull, che quindi si conferma, ma non c'era bisogno di dimostrazioni, la macchina, il team da battere. Bene Ferrari, che in un certo senso ora come ora conferma la possibilità di rappresentare con costanza il ruolo di seconda forza, e essere seconda forza in questo momento significa poter approfittare anche nel momento in cui Red Bull dovesse compiere dei passi falsi, essere lì davanti, quindi rubare il primo posto e avere la possibilità di vincere gare, esattamente come è successo in Australia. Una Ferrari che con la SF24 ha dimostrato una buona capacità di adattamento al passo gara, quindi alla gestione degli pneumatici, lacune che però vanno risolte ovviamente in qualifica come si è visto, ma è una macchina che ha fatto dei passi in avanti e che, come vediamo dal distacco finale, ha dimezzato il distacco rispetto al GP del Giappone corso nell'ottobre del 2023. Tuttavia, guardando la classifica finale, in una gara che non è stata caratterizzata da interruzioni, se non la bandiera rossa nel primo giro per l'incidente tra Ricciardo e Albon, ecco, Verstappen lo scorso anno diede 20 secondi al primo avversario, all'avversario con una macchina diversa, in quel caso le McLaren. Quindi il gap è rimasto quello, tra Red Bull e seconda forza è quello. Era McLaren, quest'anno è Ferrari, sembra esserlo con costanza, però in una pista tradizionale, in una pista complessa e direi completa come quella di Suzuka, la Red Bull continua a imporsi e si dimostra irraggiungibile. Però i tifosi ferraristi saranno sicuramente contenti di disporre almeno del potenziale per lottare in gara e per contrastare il degrado gomme. Degrado gomme che, per quanto riguarda la Mercedes, è stato gestione gomme, mi verrebbe da dire, è stata veramente veramente difficile. Un Gran Premio che è andato malissimo per Mercedes, non solo per la prestazione che non è esaltante, ma anche e soprattutto per la strategia, perché non hanno neanche provato, comunque non si sono dimostrati malleabili nel provare a cambiare piano e a diversificare le strategie tra Russell, che comunque si è visto nel finale passando Piastri, e un Hamilton un po' impotente. Bene McLaren, a me continua a far piacere vedere Ferrari, McLaren e Mercedes con Aston Martin, in particolar modo con Alonso, lottare nella parte
centrale della top 10 e lottare per il podio, Alonso che continua a fare la differenza, e menzione d'onore per Yuki Tsunoda che nel Gran Premio di casa mette a referto una bellissima prestazione, un buon decimo posto che dà un po' di morale alla Racing Bull, che invece con Ricciardo ha percorso solo pochi metri. Dunque, usciamo dal Giappone con sempre gli stessi valori pre-Melbourne, e la vittoria ovviamente non doveva ingannare, non doveva dare speranze mondiali, anche perché il mondiale, se non dovessero succedere cose straordinarie, fuori dall'ordinario, è di Max Verstappen e della Red Bull. Però avere una Ferrari lì pronta ad approfittare dei passi falsi eventuali della Red Bull mette un po' di pepe in più a questo mondiale 2024. E siamo arrivati al trofeo che nessun pilota vorrebbe vincere, il premio Jean Alesi. L'altra volta vi avevo lasciato con questo quesito: a chi assegnare ai primi due Gran Premi questo ambito premio? Per il Gran Premio del Bahrain avete votato Charles Leclerc, ovviamente, per il problema ai freni. Per il Gran Premio di Jeddah invece il più votato è il risultato Pierre Gasly per il problema al cambio avuto prima della partenza della gara. Quindi il monegasco e il francese vanno a raggiungere Sargeant in testa alla classifica del premio con un punto a testa. Ma veniamo a noi dunque, chi è che ha vinto in questa gara? Non lo sapevo nemmeno io, ragazzi, sono stato veramente in grosse difficoltà in questo Gran Premio a trovare un vincitore, perché si vede che i piloti, quando sono venuti a scoprire di questa rubrica, hanno fatto letteralmente di tutto per non essere nominati. Vabbè, alla fine la mia scelta è andata su un pilota che durante la prima partenza aveva fatto un bellissimo start e si era piazzato in top 10. Poi per lui e per tutti gli altri è arrivata la bandiera rossa e questo ha rovinato tutti i piani. Infatti nel secondo start perde tantissime posizioni, arrivando praticamente al penultimo posto in classifica, per poi mano a mano recuperare nel corso della gara fino addirittura all'undicesimo posto a soli 5 secondi dalla zona punti presa da Tsunoda. Eh sì ragazzi, avete capito, sto parlando di lui, Nico Hülkenberg. No dai figliolo, non piangere, dai. Mi serve per la clip, un attimo, poi te lo rendo. Va bene, tieni. Ah, vabbè. Sì, è vero, alla fine la partenza sbagliata è colpa sua, però comunque la bandiera rossa in quel momento è stata un po' una sfortuna, perché essere in zona punti già al primo giro con un ritmo che poi si è rilevato assolutamente essere da potenziale top 10, e questo un po' alla fine ha portato il buon Hülkenberg a non arrivare alla zona punti, quindi un pizzico di pelo di sfortuna c'è. E poi ragazzi, io non l'ho trovata altri appigli per cui dare questo premio, quindi anzi fate una cosa, scrivetemi nei commenti se non siete d'accordo e nel caso a chi avreste assegnato a voi il premio. Magari mi fate anche cambiare idea, chissà. Adesso continuiamo con gli altri servizi. Ragazzi, siamo tornati alle care vecchie abitudini. Già. La prestazione dimenticata di questo Gran Premio del Giappone, beh. Ha avuto diversi candidati anche qui. Diciamo che quando è stato istituito questo riconoscimento, questo premio nella griglia, i piloti hanno voluto, insomma, creare una sorta di competizione che è più agguerrita del titolo mondiale di quest'anno e degli ultimi due, per accaparrarsi ogni gara il titolo di prestazione dimenticata. Oggi le cose si sono fatte abbastanza spicy, soprattutto dopo l'incidente al primo giro. Diciamo che le ultime gare, le ultime due specialmente, ci hanno dimostrato che la Formula 1 tiene al suo pubblico, nel senso che è vero, te ti alzi alle 6, alle 7 di mattina, alle 4, insomma, per vedere una gara dall'altra parte del mondo, però almeno nei primi 2-3 giri succede qualcosa di inaspettato che ti tiene un attimo lì a guardarla. È un po' la logica degli youtuber che mettono all'inizio del video un pezzo incredibile che succede a un certo punto per farti tenere viva l'attenzione. Ecco, la Formula 1 sta più o meno adottando questa tattica e devo dire che funziona, perché la gara io me la sono guardata nonostante sapessi già come sarebbe andata a finire. Ricciardo, vabbè, è proprio in parabola. Poveraccio. La Williams, pure loro, da quando è uscita la notizia che hanno un solo telaio, la stanno schiantando da tutte le parti, di qua, di là, a destra, manca.
ragazzi, calmi, calmi, piuttosto andate piano, piuttosto andate piano, fate passare tutti e poi vi accodate, così almeno arrivate al traguardo con la stessa vitalità di mio nonno sulla sua panna, però ci arrivate integri, vi prego. Ma invece no, per la prestazione dimenticata di questo Gran Premio del Giappone voglio andare ancora più su, dentro la zona punti addirittura, perché la voglio assegnare a Lewis Hamilton. Ragazzi, da quando è uscita fuori la notizia che Lewis sarebbe stato il prossimo pilota della Ferrari dopo Carlos Sainz, oh, non ne imbrocca mezza. Gli è andato una macchina che sembra il mio triciclo di quando avevo 3 anni, e lui, poverino, lo sapete com'è, quando ha una macchina che non gira, non gira nemmeno lui. E infatti a un certo punto ha proprio detto: ragazzi, faccio passare Giorgio? E gli hanno detto: guarda, vai, fallo passare. Intervistato nel post gara, Lewis ha ammesso di aver avuto effettivamente dei problemi con la sua vettura, tanto da non riuscire a approcciare decentemente nessuna delle curve del tracciato, e contando che si correva su Suzuka, questo può essere un piccolo problemino, una leggera scusante, ma non lo so. Secondo me oggi Lewis ha voluto omaggiare grandi prestazioni, ripercorrendo le orme di un altro eptacampione, Michael Schumacher, che qui nel 2005 veramente fu parecchio dimenticabile. Anche lui alle prese con una vettura che non lo assecondava per niente, una vettura che era nettamente più lenta delle altre, sfilato impietosamente da Alonso in quel famosissimo sorpasso del Gran Premio del 2005. Ragazzi, anche lì Schumacher concluse al penultimo posto della zona punti, quindi lui fu settimo mentre Lewis ha chiuso al 9° posto. Però insomma, diciamo che se vogliamo equiparare una prestazione, c'è questo. Oppure non tutti sanno che Lewis Hamilton ha voluto omaggiare un grande del nostro sport, ed è per questo, soprattutto per questo, che ho deciso di assegnargli la prestazione dimenticata di oggi. Mentre si recava in griglia, voi sapete che a Lewis piace sfrecciare per il paddock con il suo monopattino, avete già capito dove vado a parare, vero? Ebbene sì, il povero Hamilton, sfrecciando davanti a una delle Red Bull, si è incartato ed è quasi capitombolato per terra di fronte allo sguardo divertito di alcuni meccanici della Red Bull. Beh, se c'era un pilota che poteva omaggiare il GOAT Gaston Mazzacane, beh, non credevo proprio potesse essere Lewis, però è effettivamente successo. Ringrazio Hamilton per averci ricordato il buon Mazzacane con uno dei suoi marchi di fabbrica, la capriola capitombolo dal monopattino. Quindi Lewis Hamilton si aggiudica questa prestazione dimenticata per il Gran Premio del Giappone 2024. Chi sarà il prossimo? Lo scopriremo alla prossima gara, Gran Premio della Cina, che torna dopo diversi anni. Beh, ragazzi, appuntamento fra 2 settimane. Io sono sconcertato dalla strategia della McLaren. Non penso di aver visto una cosa così bizzarra, strana, dai tempi dell'Ungheria 2022 con l'Alpine, che prima monta le dure, non vanno bene, e allora ci pensa Ferrari a montare le stesse gomme dure. Dai, non esageriamo, però io non ho capito questa voglia di undercut che McLaren ha voluto fare con Norris su Perez, quando forse poteva allungare la vita di quelle gomme medie. Quasi senza problemi, mi verrebbe da dire. Se l'undercut si può perdonare perché quantomeno è un tentativo di attacco ad un altro pilota, non capisco sinceramente come far durare 15-16 giri nel secondo stint le gomme dure, appunto, che si sono montate, le C1, e rientrare lo stesso giro di Leclerc, che però doveva ancora fare la sua prima sosta, e quindi ci si mette proprio dietro al pilota Ferrari, e la McLaren non passerà mai nessuno sul dritto, forse nemmeno un Alpine. Anzi, c'è un frame che non so se si riesce a recuperare di Piastri che supera un Alpine, e una volta che esce dalla scia in zona DRS rimane lì, Piastri fa fatica a passare anche un Alpine, che traziona male dall'ultima chicane. McLaren chiaramente è molto migliore, eppure questo è il riassunto del team inglese, con Piastri che perde la posizione su Russell perché non riuscirà a passare un Alonso che è fermo come passo gara rispetto agli altri, e Mercedes addirittura è chiaramente un po' più veloce nell'ultima parte per via di una strategia differente, e arriva appunto Russell a passare il pilota australiano. Sicuramente hanno già parlato tutti i miei colleghi, i miei amici della Ferrari. Vi voglio solo far notare che l'inizio degli stint della rossa è sempre un pochino tanto cauto rispetto sempre alla Red Bull, e questo non ho capito se vogliono fare un'introduzione lenta per far durare più la mescola, oppure hanno ancora la scottatura della SF23 e quindi non vogliono cercare subito la prestazione e poi perderla, scemare
nella seconda parte di utilizzo di quella gomma stessa. È interessante questo aspetto, vorrei tantissimo approfondirlo, vorrei vedere, come è successo in Bahrain nei test, lo strappo che si dà con delle mescole un pochino meno performanti rispetto a quelle portate e usate anzi nei test, e vedere se la gomma tiene, anzi se macchina tiene, se macchina non tiene, macchina da buttare, ma questo non è il discorso di questa Ferrari soprattutto. Nelle retrovie ancora più importanti sono stati quei punti che la Haas ha portato nelle scorse gare. Questi 4 punti portati dal team americano sono di vitale importanza perché il passo gara dimostrato è ancora all'altezza del 7° team in griglia. Non riesce però a competere con Visa, che va a strappare quel punticino dall'altra Aston Martin, insomma, di Lance Stroll, che a volte fa un weekend buono, a volte, spesso anzi, fa un weekend non al 100%, però Visa si è staccata dagli ultimi team. E Haas, non solo in qualifica, ma soprattutto anche come passo gara, è decisamente migliore rispetto alla Steak, alla Williams e all'Alpine nemmeno dobbiamo parlarne. Tra l'altro vorrei farvi notare come la Haas va sempre pari passo rispetto alla Ferrari. Se Ferrari va forte, la Haas va forte. Nel 2018 la Ferrari era possibilmente in lotta per il titolo mondiale, lo sappiamo, e la Haas ha fatto quinta nel costruttore. Nel 2022, nella prima parte, la Haas ha raccimolato una marea di punti che poi non ha più visto, non aveva visto l'anno prima, non ha visto l'anno dopo e nemmeno quest'anno riuscirà a colmare con tutti quei punti fatti nel 2022. Perché la macchina c'era, ma sappiamo naturalmente la stretta partnership che c'è tra il team americano e il team italiano. Tra l'altro penso che Magnussen e Joe si è anche ritirato, siano stati i, diciamo, peggiori del weekend, coloro che non si sono proprio trovati a loro agio rispetto ai rispettivi compagni di squadra. Anche Sargent era piuttosto vicino ad Albon, ma vabbè, abbiamo visto quello che ha combinato Sargent, abbiamo visto quello che è successo con Albon. La Williams non naviga in buone acque, sarei sorpreso di vedere dei telai funzionanti per il Gran Premio della Cina. E se penso al Gran Premio di Shanghai, sono abbastanza in hype, devo dire. Dopo questo Gran Premio, che secondo me è stato il più bello dell'anno, Shanghai potrebbe arrivare alle sorprese. Occhio alla sprint. Allora ragazzi, quarta tappa stagionale, quarta volta che ci rincontriamo su questo canale con il compito di andare a definire chi secondo noi sono stati i top e i flop di giornata, giornata che si è corsa a Suzuka. In questo caso non voglio iniziare dai top ma dai flop, non parto da un pilota ma parto da un team. Il primo nome che voglio fare, flop di giornata, a parer mio è proprio Mercedes che da quando abbiamo incominciato il 2024 sta mantenendo un trend negativo. In questo caso a Suzuka delizia Hamilton e Russell di una strategia quasi folle, partendo con gomma hard. Tra l'altro, piccola parentesi, proprio a Suzuka lo scorso anno abbiamo visto una strategia su una sosta che non ha funzionato, quest'anno strategia a due soste che poteva funzionare se non fosse con gomma hard che va a compromettere lo start sia di Hamilton che di Russell. Non capisco questa continua ossessione nell'andare a ricercare qualcosa di alternativo, forse è più corretto da parte di Mercedes, dato che adesso sono passate 4 gare e per 4 gare abbiamo visto errori, cercare magari di iniziare a trovare un po' più di stabilità, cercare di incominciare dalle piccole cose, così che il pit stop magari ti esce meglio, così che l'ambiente è più tranquillo. Andare a sperimentare un po' alla cieca, un po' ad catsum, non è la scelta proprio più saggia che deve portare avanti Mercedes. E di fatto oggi Hamilton e Russell non portano a casa un ottimo piazzamento, forse si salva un po' Russell che va a battagliare con Oscar Piastri, perché la McLaren sulla gestione gomme ha un po' peccato, anche la strategia di McLaren è un tutto dire. Non vado a inserire McLaren nei flop, vado a inserire come secondo flop di giornata un altro motorizzato Mercedes, un pilota Williams, Alexander Albon. Perché ho scelto Albon? Perché insieme a Daniel Ricciardo è stato complice protagonista di un crash a inizio gara. Non cito Ricciardo, ma cito Albon, seppur reputo quella situazione un incidente di gara, perché tra i due, a parer mio, in curva 3, per poi tentare il sorpasso all'esterno, ha più colpe Albon. Albon va a ricercare un sorpasso in quel contesto che, a parer mio, non esiste. Io capisco che magari andando all'esterno e superando Ricciardo all'esterno, poi alla 4 ti ritrovi all'interno e se non completi il sorpasso prima ci riesci dopo, ma allo start della gara, dove le incognite sono tantissime, le variabili sono tantissime, a fianco a
Daniel Ricciardo, non hai solo l'Aston Martin di Stroll, ma hai anche l'AS di Kevin Magnussen. Lo reputo quasi un totale suicidio. Forse Ricciardo doveva stare più attento, forse Ricciardo non doveva allargare la traiettoria d'improvviso, Ricciardo doveva guardare gli specchietti, forse però quello è un punto cieco proprio con gli specchietti. Di fatto penalizzo leggermente di più Albon e per questo cito lui. Ma Ricciardo ha la sua bella dose di colpe. Molto molto contento però dei top di giornata, li ho lasciati per ultimo apposta. Metto come primo nome Yuki Tsunoda, che battaglia dall'inizio alla fine, sorpasso all'esterno su Nico Hülkenberg in curva 6 per portare a casa quel punto, quella decima posizione per mandare in visibilio tutta Suzuka. Punti che per la Racing Bull, dato il weekend appunto non proprio semplice con Daniel Ricciardo, serviva e festeggiano come giusto che sia. Superato Tsunoda, altro top di giornata, a parere mio non è Sainz, non è Leclerc, ma è la Ferrari nel complesso. Strategia, usura gomme, entrambi i piloti si sono comportati molto bene in gara. Carlos Sainz più solido tutto il weekend, Charles Leclerc meno in qualifica a partire ottavo, seppur con un distacco di un decimo dalla quarta posizione. Non è la casella che ti auguri, ma dobbiamo riconoscere che la gestione da parte del Monegasco, la rimonta da parte di Charles Leclerc è stata fenomenale, la voglio premiare e quindi alla domenica tutti bravi. Ultimo top, poi vi lascio, premio Fernando Alonso, ritorna a ridosso della top 5, sta ritornando, piano piano lo rivediamo in top 3. Con calma, il podio, si spera, arriva anche per lui. Buon lunedì agli amici di Formula 1 Dimenticata e benvenuti in questo nuovo appuntamento con le pagelle ignoranti. Ci occuperemo solo di 5 piloti, scelti a caso da me. Se volete vedere o leggere le pagelle complete vi invito a seguirmi sui miei social. Partiamo con Carlos Sainz, voto 9,5. È l'unico pilota ad essere salito sul podio in tutte le gare fin qui corse da lui, quindi 3 su 3. Con 2 terzi posti e addirittura una vittoria. Ed è inoltre l'unico pilota non Red Bull che negli ultimi 2 anni è riuscito a vincere una gara, anzi 2, dopo essere stato licenziato. È proprio vero che in Italia non esiste la meritocrazia. Fuga di cervellos. George Russell, voto 7,5. Dopo aver incolpato Alonso di brake testing in Australia, lo accusa a sto giro di aver dato il DRS a Piastri per difendersi dalla sua rimonta. George Lagnes. Piastri, voto 7. Ha preferito cedere la posizione a Russell che rischiare di essere centrato all'ultimo giro da Russell stesso, oppure di essere accusato di cose stranissime tipo difendersi. Il ragazzo ha studiato. Stroll, voto 5. Capisco che il team è di Lawrence Stroll e ci fa praticamente un po' quello che vuole, però far gareggiare sua figlia senza alcuna esperienza nelle monoposto mi sembra un po' azzardato. La principessa di papà. Zhou. E pensare che il governo cinese stanzia e gli finanzia milioni di dollari a stagione per fargli guidare questa macchina. Mazzo Uchisto. Grazie mille a tutti per la visione. Vi ricordo per le pagelle complete di passare sui miei social e io ridò la linea allo studio. Ciao Yuri, lo so, questa volta la gufata non ha funzionato. Il fatto di metterlo in formazione sperando che gli accadesse qualcosa... Niente, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Giappone. Questo è anche un po' il bello del Fanta Formula 1, no? Ti disperi perché non ha vinto la Ferrari, però poi sei felice perché comunque avevi Verstappen in squadra e ti ha fatto un bel po' di punti. L'importante, insomma, è che non ti capiti un DNF Ferrari, magari se hai schierato Leclerc o Sainz. Ecco, quello sarebbe devastante. Tanto quanto più o meno il contatto Ricciardo Albon. Il pilota australiano nell'arco di un mese è passato da essere il pilota più schierato al Fanta Formula 1 a quello meno schierato. Intrappolato come il povero Albon sotto le macerie in una spirale di risultati piuttosto negativa che adesso costringe anche Lawson a indossare la pettorina e iniziare il riscaldamento per scendere in pista. La situazione anche in casa Williams però è complicata su più fronti. Ora ci sono 2 telai malandati e 0 pezzi di ricambio. Logan Sargeant a Suzuka ha infatti corso con il telaio rattoppato di Albon. Sargeant però è stato uno dei migliori piloti al Fanta Formula 1 questo weekend. La sua escursione in ghiaia a pochi giri dalla fine era infatti una mossa pensata per riprendersi quello che era il suo ultimo posto rubatogli da Pierre Gasly. Ora non sia mai che un Alpine o Gasly prenda punti del bonus dell'ultimo posto, no, noi glielo permettiamo. Ultimo posto portato a casa, gara portata a casa, questa per Logan è la sublimazione di un eroe al Fanta Formula 1. Un impegno così non lo vedevamo da tempo. Chi invece non si è per nulla impegnata a Suzuka è la Mercedes, che ha messo a segno un altro weekend opaco con Lewis Hamilton e George Russell. Inoltre Russell ha rischiato più volte di prendere penalità, finendo 2 volte dai commissari questo weekend. Peccano di presunzione anche le 2 McLaren, solo Piastri ha cercato infatti di fare le spalle larghe, Norris si è piuttosto arreso.
Chi invece ha brillato è la Ferrari, che nonostante il dominio di Max Verstappen e della Red Bull ha anche rischiato di essere la migliore scelta al Fanta Formula 1. Vi ricordo che in Australia sono cambiate anche le prime quotazioni dell'anno e Sainz è uno di quei piloti salito di quotazione proprio grazie agli ottimi risultati ottenuti in questi 3 GP. Il degrado, no, non sto parlando di questo degrado, ma di un altro tipo di degrado ovviamente, ha aggiunto delle incognite che hanno reso questa giornata al Fanta Formula 1 non tanto proficua in realtà. Vediamo infatti con quale top 5 avremmo potuto ottenere il massimo punteggio al Fanta Formula 1 con 100 crediti. Vi dico già che abbiamo fatto di meglio in passato. La top 5 per questo weekend è infatti composta da Max Verstappen, Fernando Alonso che si è voluto prendere la sua personale rivincita su George Russell, Logan Sargeant e le due ass di Nico Hülkenberg e di Kevin Magnussen, per un totale di 68,5 punti che sarebbero diventati 101,5 con Verstappen capitano. In Cina, dove torneremo a correre dopo diversi anni di stop, ci sarà inoltre la sprint e quindi molti punti sul banco. Non so voi, ma io sono molto curiosa di vedere cosa succederà. E finisce quindi qui, ragazzi, questa puntata di Aspettate un attimo. Mi stanno dicendo dalla regia che abbiamo una clip esclusiva che riguarda Ricciardo? Allora, vediamola subito. Salve, sono lo psicologo di Daniel Ricciardo e cosa dire, purtroppo è un momentaccio. Il ragazzo è sempre più triste e inconsolabile. Fino a qualche giorno fa, per tirarlo su di morale, gli mostravamo delle foto di Logan Sargeant come a dire c'è di peggio. Ma ormai neanche questo funziona più. Ha degli incubi in cui sogna di gareggiare contro il suo compagno Tsunoda, solo che mentre Yuki è sulla monoposto, lui invece ha un monopattino elettrico dell'Alpine. Purtroppo questo ragazzo ormai sta diventando patologico e in crisi. Vorrei fare un appello alla Red Bull. Horner, gli faccia una telefonata a questo ragazzo per consolarlo, faccia un gesto carino, gli chieda come sta. Un gesto, una carezza, anche una foto del cazzo va bene comunque. Io ho bisogno di fare in modo che questo ragazzo si senta meglio, perché devo sbolognarmelo il prima possibile, visto che c'ho in coda Hamilton che mi chiede di vederci, perché pure lui non capisce più perché cazzo non sta vincendo mai una gara. Horner, si dia da fare. Grazie. E grazie mille a Daniele Fabbri, autore, fumettista, stand-up comedian, che si è prestato per il nostro canale e che vedrete saltuariamente quando vorrà lui o quando potrà nel nostro post GP. Io vi ringrazio e vi do l'appuntamento a tra 2 settimane per il post GP di Ciga. Ciao!